Allora, io prima di andare in ferie avevo fatto un ordine sul sito di BioVegan Shop. Perché? Perché avevo intenzione di acquistarmi due ciprie di neve. Perché non so, avrete sicuramente fatto caso anche voi che molte YouTuber hanno ricevuto da neve o da altri siti le ciprie da recensire, pubblicizzare, e quindi mi sono fatta un po' una cultura tramite queste recensioni e ho deciso di acquistarne due perché comunque erano in saldo non solo su BioVegan Shop, ma era proprio una promozione che mettevano in saldo queste ciprie di neve. E ho preso la Flat Perfection Velvet Matte, ve la faccio vedere, è leggermente pescata, rosata pescata, però poi sul viso non rimane pescata o colorata. Assolutamente. L'altra che ho acquistato è la Drama Matte, questa cipria che hanno definito stile HD, che è una cipria che dalle descrizioni che ho sentito sarebbe dovuta andare a minimizzare i pori e a non seccare tutte e due non dovevano seccare la pelle, erano adatte per pelli age, quindi soprattutto la Drama Matte avrebbe dovuto anche correggere i pori, bellissima se facevate video, se facevate foto. E io le ho volute prendere, tanto comunque le ciprie io le uso perché alla mattina io mi lavo il viso, creme, sieri, creme e poi comunque fondotinta, e se voglio proseguire alla veloce la cipria io la devo dare, perché se non do la cipria poi con la terra e i fard rimango a chiazze. Allora, le ciprie sono belle, molto belle. Però sul mio viso, che è tendenzialmente secco, lo seccano un po' di più. E comunque la Drama Matte a me sbianca. Ovviamente poi dando sopra la terra e il fard, questo effetto fantasmino va via. Però io sono già un po' fantasmino di mio, quindi. Però non è vero che non. Che non sbiancano, perché un po' sbiancano. Quella che preferisco di più è decisamente la Velvet, però anche lei mi secca un po' la pelle. Ad ogni modo, sono ottime ciprie. Ottime ciprie, mi piacciono. Io le ho pagate comunque con una buona percentuale di sconto. Poi ho preso perché volevo provare la spugnetta. La conoscete tutti. Adesso è bagnata, infatti volevo infilarvela qua nella sua scatola, la Blending Drop di neve, che era saldata anche questa, credo di averla pagata 3,50 euro, una roba così. Io l'ho presa perché ho anche acquistato il correttore di Puro Bio. E correttore che si dice che non andava nelle pieghe, che era abbastanza idratante. Allora, questo correttore qua, vabbè, io ho preso uno 02, forse un pochettino chiaro. Io poi non eccedo mai, non eccedo mai, perché non mi fa problemi avere un po' di occhiaie. E ho iniziato a darlo anche come illuminante qui e ai lati del naso, delle labbra, per illuminare un po' la zona. E appunto inumidisco questa blender, blending, e vado a ruotare dove ho questo correttore. Io questo prodotto qua
sinceramente non lo riesco a utilizzare, non sono abituata, non riesco a capirne il senso e mi trovo sempre bene con le mie ditina a tamponare e comunque ogni tanto la uso perché ce l'ho lì, mi basta bagnarla, strizzarla bene e vado. E il correttore appunto è abbastanza buono, è una pasta liquida sì, però io lo trovo anche abbastanza spesso perché se si tratta di coprire lui copre veramente tanto bene. Infatti io consiglio di darne veramente poco, poco, poco prodotto. È veramente ottimo, mi sto trovando veramente bene con questo correttore. Io vado a coprire sia le occhiaie che magari qualche discromia e poi sopra do la cipria per forza. Comunque lo trovo un buon correttore. Io sarà una settimana che lo uso e mi dura anche tutto il giorno. E considerate che io il contorno occhi non lo vado a settare con la cipria perché secondo me è quella che evidenzia le linee di espressione e le rughe. Poi ho acquistato, perché le mie mi erano cadute e mi erano cadute di punta, le pinzette per le sopracciglia e ho preso sempre queste qui di neve perché erano in offerta, le ho pagate sulle 4 euro e devo dire che ci devo prendere un po' la mano perché io ero abituata con quelle più lunghe, però funzionano bene, il loro lavoro lo fanno. Campioncini, mi sono anche trovata appunto questa scatoletta qua con i campioncini dentro e pensavo ce ne fossero un po' e invece quando ho aperto ci sono rimasta un po' maluccio. Vabbè, ci ho trovato Lady Green Elisir da giorno, una crema da giorno che non conosco assolutamente, e poi di Guerande una crema da notte e una crema da giorno. Anche questa casa io non la conosco. Questi erano i campioncini dentro questo pacchettino che lasciava pensare ce ne fossero molti di più. Vabbè. Poi la mia amica Deborah, la comodame lì, cosa facciamo noi? Facciamo che tutto quello che non usiamo noi, che non ci serve a noi perché non lo usiamo, non ci piace, ce lo inviamo, ce lo scambiamo. E Deborah mi ha inviato questo profumo. Deborah sa che comunque io questo profumo qua l'ho usato in passato, da ragazzina io mi ricordo che utilizzavo l'olio e l'olio era molto molto persistente, poi l'ho acquistato 5-6 anni fa ma non era come quello di una volta. Questo è un profumo evergreen, è un profumo che non passerà mai di moda, secondo me è uno di quei profumi che secondo me li associo a quei profumi da mettere quando non si vuole dare fastidio al prossimo. E cioè se vado a cena fuori, se vado a pranzo fuori, se vado a una visita medica. Ah, poi è un profumo che sa di pulito, sa di fresco. Allora, per me il muschio. Il muschio è o il muschio di Alicia Ashley o il The Mask del The Body Shop, White Mask del Body Shop, oppure Mask di Avon. Per me questi sono i tre muschi che preferisco e che per me esistono sotto forma di muschio. Comunque questo qua è un muschio aromatico, legnoso, balsamico, floreale, talcato. Pensate, è nato nel 1969 questo profumo. E in testa abbiamo il bergamotto, nel cuore il gelsomino, il geranio, yang yang, la rosa, la base di muschio animale, iris, muschio di quercia e fava tonka. È un evergreen, ecco, sa di pulito, come ho detto, è quasi fiabesco. Quasi fiabesco.
Solo peccato che non ha una grandissima persistenza o un gran silage, peccato perché è stato riformulato e hanno tolto qualcosina da questo profumo che è una cosa storica in memoria di tante di noi. Grazie, Deborah. Deborah poi mi ha mandato anche questo levasmalto senza acetone di Avril, che io lo devo ancora provare, non l'ho mai provato. Mi ha mandato poi il famoso campione che avrei dovuto ricevere da Neos, ma si sono dimenticati. Me l'ha mandato lei, Lipstick Rose di Frederic Malle. Ragazze, che buono! Buonissimo, questo sa di rossetto. Se voi annusate un Color Rich dell'Oreal, sapete che profumo è questo qui. Soprattutto la matita labbra Color Rich dell'Oreal, è questo. È buonissimo, dolce, sa di rossetto. È buonissimo. È nella descrizione un profumo del 2000, talcato rosa floreale legnoso, muschiato vanigliato, rosa violetta, muschio animale, vaniglia, vetiver, ambra e pompelmo. Io ci sento la violetta, molto la violetta, il talco, però ci sento tanto un rossetto. Il problema è che non mi dura. Risolto il mistero, a me questo profumo qua non dura, è molto molto delicato su di me, purtroppo, purtroppo. Poi mi ha inviato da provare la Bottega di Celeste Milano 1993, che è un vanigliato e vaniglia, come tanti ne ho. Mi ha inviato Profumi del Forte Versilia Aurum. Il profumo che ha acquistato lei, vi lascio il canale di Deborah, la Commode d'Amélie qui sotto, perché lei ve lo recensirà molto meglio questo profumo, perché io lo sento fruttato e vanigliato, ma lei vi farà una descrizione, anzi è un video che ha già fatto, molto molto precisa. Mi ha mandato un olio Monoi Tiki Tahiti Vanille, che devo ancora utilizzare. Io l'ho usato sulla pelle asciutta, ho sentito un profumo buonissimo di Monoi e vaniglia, fantastico, ma andrebbe usato su pelle bagnata. Mi ha mandato un altro campioncino di Acqua di Parma, mandorlo di Sicilia, io lo adoro, ma anche questo è delicatissimo, porca la miseria. E poi profumi del Forte Vittoria Apuana. Che questo qui è un profumo marino, dolce, che mi sembra, mi riporta in mezzo alle cabine della spiaggia. Quindi tra il profumo delle creme solari, del mare, della salsedine. Sapete che non sono i profumi che uso io, non sono le note che preferisco, perché io preferisco piuttosto le note della montagna. Pini, fieno, calde così, però lo userò, l'ho già usato e non mi dà fastidio. Riconosco che non è il mio profumo, è una cosa nuova, che sì, no, però non mi dà fastidio, ecco, lo voglio provare ancora un po'. Io vi mando un grosso bacio, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao!